sono state inaugurate a Civitanova Alta presso il Museo Archivio Grafica e Manifesto e presso lo Spazio Multimediale San Francesco due interessantissime mostre delle opere di Lika e Albe Steiner e dello studio Origoni Steiner. L'evento è patrocinato dal Comune di Civitanova Marche e dalla Regione Marche. All'organizzazione delle mostre ha contribuito Anna Steiner, figlia di Lika e Albe, di quella che è stata la coppia più significativa della grafica italiana e pronipote di Giacomo Matteotti. Inauguriamo oggi questa mostra qui a Civitanova. Che cosa possiamo trovare qui in questa mostra? Penso che possano trovare, ma lo devono dire i visitatori, è un pezzetto di storia di questo paese, perché la storia dei miei genitori incrocia proprio la storia di questo paese. E dico questo prima di parlare del lavoro che si vedrà, lavoro professionale che si vedrà di questi miei genitori che sono considerati un po' tra i padri della grafica italiana e non solo italiana, senz'altro europea, ma direi non solo europea. Non perché lo dico io, ma perché tanti storici hanno scritto in questo senso. E, però quello che mi preme dire è che si troverà un pezzetto di storia del nostro paese, di storia dell'Europa e di storia del mondo, perché si racconta l'intreccio tra il lavoro professionale e la vita privata. Mio padre e la sua famiglia hanno subito la persecuzione fascista e nazista perché mio padre era nipote di Giacomo Matteotti, quindi tutta la famiglia subì la persecuzione politica del regime fascista. Quando fu ucciso lo zio molto amato in famiglia, Giacomo Matteotti, mio padre aveva 11 anni e lui stesso nei suoi punti autobiografici che ha lasciato in modo informale, però scritti, scrive che il suo primo cartello stradale fu il disegno che fece a 11 anni quando alla festa della sua prima comunione arrivò una telefonata che diceva che lo zio Giacomo non avrebbe potuto arrivare alla festa di famiglia perché era successo qualcosa di grave. Lui capì subito che si trattava di una cosa molto grave, capì che lo zio era stato ucciso e fece questo disegno. Era un ragazzino che dipingeva sempre e disegnava sempre, così dicevano tutti in famiglia, e disegnò un faccione, come scrisse lui nei suoi appunti, un faccione di Mussolini con la scritta sotto "Abbasso Mussolini, gran capo degli assassini", e poi lo portò nell'atrio della sua casa, ma immediatamente i portieri lo redarguirono, gli strapparono il cartello e lui lo definì "il mio primo cartello stradale". Da lì lui fece nei suoi appunti partire l'idea che lui maturò poi nel tempo di diventare un comunicatore, oggi si dice un visual designer. Questo per quanto riguarda la famiglia di mio padre. Per quanto riguarda la famiglia di mia madre, era figlia di padre ebreo e di madre cattolica che si erano sposati civilmente in modo diciamo molto aperto alla fine dell'Ottocento. Il nonno materno era cugino di Elia Scanetti, grande scrittore, premio Nobel, c'è una famiglia colta ebraica che come tutti gli ebrei aveva girato il mondo errando e era approdato in Italia sposando la nonna cattolica che io ho conosciuto e amato molto. E per non aver rinunciato alla sua identità ebraica, fu preso una settimana dopo, l'8 settembre 1943, dalle SS naziste che erano a distanza sul Lago Maggiore, dove erano sfollati perché la nonna era di Intra, aveva una casa sul lago, da Milano erano sfollati lì,
il nonno fu preso con i suoi due nipoti che pensava di proteggere ospitandoli, e anche loro erano ebrei, e furono uccisi. La mamma diceva sempre: speriamo subito, senza essere mandati in campo di concentramento. Dunque questo pezzo di storia incrocia la storia del nostro paese, e io rappresento ora, si può dire, la persecuzione, e ne faccio memoria, la persecuzione politica e la persecuzione razziale che le due famiglie di mio padre e di mia madre hanno subito, contrastando in modo molto attivo il regime, e soprattutto contrastando ogni forma di oscurantismo culturale, praticando una professione come comunicatori in modo impegnato civilmente in tal senso. Questo è quello che spero il visitatore possa cogliere, perché mostrando i loro lavori, che voglio ricordare furono per grandi ditte come la Rinascente piuttosto che la Coop, che ringrazio per aver contribuito. Per la Coop mio padre disegnò il marchio 60 anni fa, nel 1963, quel marchio ancora oggi è utilizzato, modificato in modo assolutamente civile, accordato con mia madre da Bob Norda, grande grafico, più giovane dei miei genitori, ma è ancora lo stesso marchio. Norda ha voluto rispettare l'idea originaria, che in effetti ancora occupa un posto importante nel commercio italiano. E poi per altre ditte come la PRL Farmaceutici, la Bertelli, ricordiamo solo Venus, piuttosto che molte altre ditte, la RAI naturalmente, eccetera. Ma partecipò in modo civile, sia Alve che Lica parteciparono in modo civile allo sviluppo della grafica italiana, anche fondando associazioni che valutassero la professione, valorizzassero l'attività della comunicazione in senso pieno, e non hanno mai smesso entrambi di insegnare dal 45 dopo la liberazione fino alla loro morte, e quindi hanno formato, oltre che diciamo così i contorni della disciplina del visual design, hanno formato tante generazioni di giovani che hanno a loro volta insegnato e diciamo praticato la professione con grande impegno etico e civile. Una mostra veramente interessantissima, tutta quanta dedicata a Lical Besteiner, che è stato il maestro dei più grandi grafici di tutti i tempi, quindi avere le sue opere, come dire, qui a Civitanova è per noi un grande onore, quindi segno che Civitanova sempre più si sta distinguendo anche dal punto di vista culturale con iniziative come queste, che sono iniziative di nicchia ma di grande valore culturale. Quindi un ringraziamento a Enrico Lattanzi del Magma, quindi il Museo del Manifesto, per questo grande fervore culturale che la città sta vivendo in questi ultimi anni. Soprattutto anticipa di un anno il centenario della morte appunto di Matteotti, e quindi questo dà un significato ancora maggiore, più diciamo intenso, a questa mostra, a questa inaugurazione. Questa mostra è frutto di un lavoro che abbiamo sempre fatto con Albe e con Lica. E io mi sono trasferito in studio da Albe per preparare una tesi di laurea che è stata sui sovietici, un altro mondo proprio, sulle avanguardie sovietiche. Poi appena ho fatto la tesi ho sostituito Albe all'umanitaria nell'insegnamento di una scuola serale, e poi da lì siamo andati avanti a lavorare fino alla morte di Albe nel 74. Morto Albe nel 74,
con Lica e con Anna e Luisa, le due figlie, abbiamo mantenuto uno studio per 4-5 anni, lo studio LAL Steiner e Origoni, e poi Lica è rimasta con noi, Luisa è andata a fare un altro lavoro e io e Anna abbiamo fatto lo studio Origoni Steiner. E adesso siamo al cambio di generazione, anche con questa mostra avete visto, c'è Matteo e poi l'altra figlia, Matteo è architetto e ha deciso anche lui di sviluppare il discorso delle mostre. L'altra figlia ha fatto teatro, ha fatto il piccolo teatro e poi si occupa di grafica, diciamo, si è laureata anche in grafica. Per cui l'attività continua e abbiamo una serie di collaboratori, per ogni mostra abbiamo tanti collaboratori. E questa offerta che ci è stata fatta di fare la mostra qui è stata molto interessante perché abbiamo messo in questa sede le opere che sono gli appunti che derivano da anni di lavoro sull'opera grafica degli Steiner e di là abbiamo messo una cinquantina di manifesti di Albe e di Lica e una sessantina di manifesti di Origoni e Steiner, che un po' sono fatti da Anna, un po' sono fatti da me, un po' sono fatti da Carlotta, tutto così. Come l'abbiamo definita, questa di Licalbe Steiner, grafici partigiani, è la mostra più attesa. Per noi che abbiamo costruito il Museo Magma, l'unico museo d'Italia della grafica e del manifesto, ospitare la mostra di uno dei padri della grafica, della moderna grafica e comunicazione, appunto, era un obiettivo che ci eravamo posti da tanto tempo e finalmente l'abbiamo raggiunto con questa mostra che è eccezionale, fatta con documenti originali e soprattutto con un intervento nella predisposizione della mostra non solo del nostro museo ma anche di Anna Steiner, Franco Origoni, che sono i diretti eredi di questo tipo di ragionamento. Quindi questa mostra si articola in due luoghi, sia al Museo Magma che allo Spazio Multimediale San Francesco, e attualmente è la mostra più completa che sta proprio ad indicare questa grande novità, appunto, che è apportata da Licalbe Steiner alle questioni della grafica e della comunicazione nel nostro paese. E di questo noi ringraziamo in particolare Anna Steiner e speriamo, insomma, di riuscire a creare, a farlo divenire un vero evento dal punto di vista, diciamo, della grafica e della comunicazione, in modo da avere visite di scuole e quant'altro per proseguire, appunto, su quest'opera di sensibilizzazione, di maggiore cultura rispetto alle questioni della comunicazione come quelle che stiamo portando avanti da qualche anno a questa parte. Licalbe Steiner, grafici partigiani, un impegno che continua, sarà visibile al Museo Magma in Piazza Garibaldi dal martedì alla domenica 10:30, 12:30 e 16:20. Mentre i manifesti di Licalbe Steiner e dello studio Origoni Steiner allo Spazio San Francesco, sempre nel centro storico di Civitanova Alta, tutti i sabati e le domeniche dalle 16 alle 20 fino al 12 novembre. Ingresso libero. Info e prenotazioni, gruppi e scuole, segreteria @museomagma.com.